Il centro storico di Napoli, siti archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, Nola con i suoi gigli, ma anche Cimitile, i Campi Flegrei, l'area vesuviana e le buffer zone. Le meraviglie della città metropolitana saranno in vetrina a Siena dal 22 al 24 settembre prossimi. L'ente di Piazza Matteotti sarà presente insieme con i 21 comuni e con le associazioni e le fondazioni che hanno accolto l'invito a costituire la rete dei siti UNESCO della città metropolitana, con un proprio spazio espositivo nella Tre Giorni Senese, che vedrà anche incontri con buyers internazionali, convegni e seminari. La partecipazione della città metropolitana al WTU è stata illustrata questa mattina nella sala consiliare di Santa Maria la Nuova dai consiglieri metropolitani Elena Cocci e Rosario Ragusta, dall'assessore alla cultura e al turismo del comune di Napoli, Nino Daniele, dai rappresentanti della regione Campania e dei comuni interessati. Noi non andiamo a vendere, noi andiamo a mostrarci, perché è vero che il nostro turismo, come ci diceva poco fa l'assessore Daniele, è cresciuto in Italia del 6% e a Napoli addirittura del 49%, ma il turismo deve significare sviluppo, e per significare sviluppo significa che deve offrire l'opportunità di lavoro, lavoro buono. E quando intendiamo lavoro buono, noi intendiamo un lavoro che sia degnamente pagato. È la seconda volta che la città metropolitana partecipa al Salone, quest'anno in virtù dell'intesa che l'ente guidato dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris ha promosso e sottoscritto con tutti i partners coinvolti, sono stati sviluppati 7 itinerari da offrire ai turisti per godere delle bellezze e dei tesori di cui il nostro territorio è ricco, partendo proprio dai siti insigniti del sigillo. I percorsi sono stati raccolti anche in un volume che sarà distribuito nei 3 giorni del Salone, insieme con un altro dedicato ai teatri greci e romani presenti nella regione. L'idea chiave è proprio quella di far conoscere l'intero territorio metropolitano partendo dai siti UNESCO. Non è concepibile che Pompei abbia 5 milioni di visitatori mentre la magnifica Oplontis ne abbia soltanto 400.000 l'anno. Non è concepibile che si vada a Pompei o si vada ad Ercolano ma non si vada a Bosco Reale, dove c'è un magnifico, davvero bellissimo museo che è poi la parte più consistente anche di Pompei. Non è più concepibile che non si conoscono a sufficienza le 5 basiliche paleocristiane di Cimitile e che Cimitile non sia entrata nel patrimonio UNESCO, laddove davvero trattiamo di cose assolutamente uniche. Tutto questo poi si deve tradurre, ripeto, in un territorio che è accogliente, dove ci sia la possibilità per ciascuno di dire: bene, sono venuto in questo territorio, ritornerò a vederlo,